Buon dì, spero che stiate bene. Continuo con l'analisi dei preludi del clavicembalo ben temperato, lunga storia. Qui siamo al numero 6, in re minore. Un preludio che amo particolarmente. Lo trovo geniale, incredibile. La tonalità di re minore, come sappiamo, prevede l'uso della scala e degli accordi di re minore. Ed effettivamente Bach inizia proprio con l'accordo della tonica primo grado di re minore, re fa la. C'era un salto all'ottava che non ho fatto. Ma quello che trovo affascinante è come usa questi accordi. Il pezzo è scritto in quattro quarti, ma in realtà, a dire il vero, è in 24 sedicesimi, cioè due volte 12 sedicesimi. 4 volte 6 sedicesimi, che è un po' la versione dimezzata di 6 ottavi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lui scrive 3 come terzina, ma in realtà il risultato complessivo, quando le terzine sono tali quando contrastano con le duine, cioè. Quella è una terzina. Perché di mezzo le crome normali. Questa è una terzina, ma se è tutto. Non sono più terzine, sono note tutte uguali. Quindi se dividiamo le battute a metà abbiamo 12 sedicesimi. Se le dividiamo in 4 quarti abbiamo 6, 4 battute di 6 sedicesimi. Così come scritta è 24 sedicesimi. Ma a parte questo, vuol dire solo che ogni tempo è diviso in 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e che i tempi sono a simmetria binaria, cioè sono 4, 8 note, 4 tempi, 2 quartine e 4 coppie di crome. Se si scrivesse in 24 sedicesimi, le crome in basso sarebbero da scrivere tutte col punto. Il risultato è lo stesso, è solo un fatto grafico, di editoria musicale. Ma quello che è interessante è che Bach, abbiamo detto, ha questo ritmo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parte con l'accordo di re minore, del primo grado di re minore. Ci sono 7 gradi in una scala. Re minore ha 7 note. La scala di re minore parte da re primo grado, si chiama quello l'accordo costruito su re, secondo grado, quello su mi, terzo grado, quarto grado, quinto grado la dominante che avrà il do diesis, eccetera, eccetera. Come usa Bach? Qui, come dire, all'inizio dei pezzi c'è l'idea, c'è la genialità, c'è l'intuizione. Non parte normale. Queste sono le note che usa Bach, per questo inizio, ma non le usa così. Così è moscio, non trovo una parola diversa, è senza forza. Allora, lui decide, come spesso, di partire in levare, lasciando quindi un vuoto. Ma l'idea è questa. E cosa interessante, avendo tre note in un accordo, la prima nota, la terza e la quinta, lui parte dalla quinta, dal punto più alto, e mette l'accento sulla terza. E cosa
c'è di intelligente, di interessante in questo? Che è la terza che ci dice il colore della tonalità, che ci dice cioè se è maggiore o è minore. La prima nota e la quinta nota sono le stesse sia in re maggiore che in re minore. Siamo in re maggiore o re minore? Non lo sappiamo, dipende dalla terza nota che qui non c'è. E la terza nota, quando è minore, o quando è maggiore? Suonando il preludio in re maggiore. Ma la notizia maggiore o minore è nel punto più importante, nel punto accentato. Non esiste una soluzione migliore per usare con questo schema ritmico 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 le note di un accordo. Perché se penso viceversa, se penso per esempio a salire, più debole, perché questo levare, dopo un levare non ci aspettiamo un salire, ma dopo un levare ci aspettiamo un cadere, boom, dall'alto verso il basso, un cadere che cade ancora più giù, arriva fino alla fondamentale. C'era soluzione migliore. Non solo, ma Bach accentua questo aspetto, accentua quest'idea partendo senza accordo, con la sola sinistra, come in un complesso rock, il basso che comincia. È incredibile. Questa è una cosa veramente da complesso rock. Questo silenzio. Cosa succede? In queste 3, 4, 5 note, ci sta il 50% del pezzo. In questa idea geniale. Diversa da tutta quella di tutti gli altri preludi, compare una sola volta. E questa specie di lusso, questa specie di ricchezza di Bach che si può permettere di avere queste idee incredibili e di usarle una volta. Allora, siamo in re minore, primo grado. Qui, re, si, sol, sarebbe un quarto grado. Mantiene però il re, non cambia nota. Poteva fare due volte re si sol, ma poi avrebbe dovuto ripetere due sol se avesse fatto re si sol, sol mi do. E non volevo una ripetizione, non credo che ci sia in tutto il pezzo una ripetizione tra due note. Allora, cosa fa? Re, si, sol, mi, che sarebbe un accordo sul secondo grado, poco usato nelle tonalità minori, perché ha una quinta diminuita. E sol, mi, do, accordo sul settimo grado. Ma la cosa interessante è che do diesis, mi, sol, si bemolle sono tutte note che stanno bene sul la, dominante. Accordo, terza, quinta, settima, nona e undicesima. Cioè, questo è una versione arricchita e complicata dell'accordo di dominante. Però la dominante qua non c'è, il la compare solo alla fine della battuta, ma per altri motivi, compare perché ricomincia. È
il la del tema della fa re. Quindi sul pedale di re, cioè un re che si ripete, ci abbiamo il quarto grado, il secondo e il settimo. Quindi lo schema armonico di questa battuta è primo, quarto, secondo, settimo. Però sappiamo che quarto, secondo, settimo, quinto stanno tutti in un accordo di quinto grado con la settima, la nona e anche l'undicesima, volendo. La cosa interessante è che questo accordo, questa battuta, parte con l'accordo di tonica, esce dall'accordo di tonica, fa accordi altri diversi, mantenendo però il pedale di re. Perché lo fa? In fondo poteva benissimo col pedale seguire l'armonia. Ma sarebbe stato di una banalità incredibile. Invece con questo insistere sul re. È di una forza. E come spesso in Bach, ci troviamo alla fine di un cerchio al punto di partenza, perché l'ultima nota della prima riga e le cinque note che seguono sono le stesse che abbiamo sentito all'inizio. Quindi fa un viaggio per ritornare dove era. A questo punto deve inventarsi qualcosa. E cosa si inventa? Salta d'ottava con tutte e due le mani. Solamente che non fa due volte l'affare, ma scende come aveva fatto a metà della prima battuta. Cioè usa un accordo in due posizioni. L'affare, fare, la. Primo grado. Poi un vero quarto grado, finalmente. Un vero settimo. Un vero terzo. Un vero sesto. Ok, questo è il giro delle quinte. Questo sarebbe stato il giro completo. 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Lui lo fa in parte, lo abbrevia. Perché a questo punto battuta 3 avrebbe dovuto fare fa re si re si fa si sol mi mi do la mi fa per concludere il giro delle quinte in maniera normale, ma Bach non ha bisogno di essere normale. A metà del secondo tempo di battuta 3 cambia e abbrevia, come dire, il movimento. Prima era un movimento di 6 note per ogni accordo. Arrivato qua, il movimento è di 3 note. Cambio. Allora, questo è un terzo, è un sesto grado, questo è un quarto, questo è un settimo. Questo è un quinto ma senza il diesis, questo è un primo, questo è un sesto, questo è un secondo e questo è un settimo ed arriva a qua. E questo ci spiega perché al quinta croma di battuta 3 non c'era il do diesis, che avrebbe dovuto esserci in re minore. Se fosse rimasto in re minore, ma Bach sta modulando, vuole andare nella tonalità relativa maggiore di re minore, che è fa maggiore. Fa maggiore non ha il diesis, il do diesis, e per questo a metà della battuta 3 il do è normale. Quindi possiamo considerare questi accordi come
come la fine di Re minore o l'inizio di Fa maggiore. Se li consideriamo in Fa maggiore, questo è un quinto grado, questo è un terzo, questo è un sesto, questo è un quarto, questo è un quinto e questo è un primo. E questo inizio è esattamente quello che c'è stato all'inizio del pezzo. Solo che questo era Re minore e questo è Fa maggiore. E qui è interessante perché il basso, invece di fare, finora ha solo fatto fondamentali di accordi o note di accordo, adesso il basso va melodico. Fa mi re do si la sol fa mi do fa la si do fa. Diventa un basso da basso continuo, non fa più pi pu, diventa melodico e quindi si creano delle dissonanze, per esempio abbiamo. Sentite? Questa è una nona, mi contro fa. Questa è una settima. Questa è una nona. Questa è una nona anche lui, ma forse era nona anche questa, tutte none. Allora, gli accordi, primo grado con la nota in basso che scende da tonica diventa settima. Scusate, ho letto male. Primo grado, sesto, quarto, secondo, quinto, primo, primo, la tipica cadenza. Spengo e riaccendo che non vorrei che finissero le pile. Il risultato è bellissimo, sentiamolo. Scusate. Uffa. È interessantissima la cadenza a metà di battuta 5. Il si che rimane sul do perché è la settima, do mi sol si, e finisce con fa maggiore. Qui è interessante perché a questo punto lui vuole, deve continuare, ormai che ha preso questo schema non può smettere, e questa è una cosa difficile. Quando prendi uno schema di tutte semicrome, tutte con l'accento, col salto in basso, questo schema l'ha iniziato, devi tenerlo sempre ed è molto vincolante. Allora lui finisce con l'accordo. Siamo sempre in Fa maggiore. E cosa ci mette? Primo grado di Fa maggiore, ci mette il Mi bemolle. Si potrebbe pensare che vuole andare in Si bemolle maggiore, ma in realtà comparirà un Fa diesis, allora ci dice che siamo in Sol minore. Fa La Do Mi che scende a Re Fa diesis La Do, la dominante, e poi di nuovo, ma questa volta col Fa diesis, quindi settima diminuita. Si Re Fa La però con un Fa diesis che è un po' strano. Sono note di passaggio, ancora Fa diesis La Do e finalmente ecco il Sol minore. Però così, fatto con questi accordi così, non ha la stessa forza che ha con questo schema ritmico che lui ha scelto.
E qui entriamo in un mistero di questo pezzo. Le note che noi all'inizio abbiamo detto elevare, che la quinta nota, la quinta dell'accordo che precede la terza. Ok, questo era chiaro anche in Fa maggiore. Quinta, terza, prima. Sembra la stazione ferroviaria. Qui comincia una cosa nuova. Questa nota, che era il levare in un accordo, la quinta nota della quinta dell'accordo che scendeva alla terza, eccetera, prende sviluppa una forza melodica e sentiamo un attimo, io suono solo la nota in alto. Una melodia in basso e una melodia in alto, ma questa melodia è messa in un punto ritmicamente sfasato, non sono insieme, ma una come levare dell'altro. Il risultato è molto ricco, cioè è armonia e contrappunto tra due melodie. Quindi praticamente rimangono a fare la parte armonica, il riempimento armonico. Le due voci di mezzo, consideriamo di scrivere a quattro voci come per un quartetto vocale, soprano, contralto, tenore e basso. Il soprano e il basso vanno melodicamente, come ho suonato adesso, però in una maniera sfasata perché non sono mai insieme. Rileggere tutte quelle note là, però sentito sono sfasati, ma nello stesso tempo ha una componente melodica, basso, soprano e basso, e in mezzo invece hanno queste coppie di note normalmente a distanza di terza, rimangono a distanza di terza, sentiamole. Sentiamo il tutto, parto da battuta 8. È costruito incredibilmente bene. Io ci ho messo parecchio per capire. Non è che abbia capito tutto, ma per capire come funziona, perché essendo spezzettato, non capisci, per esempio, se l'ultima delle tre note, guardiamo le prime tre note di battuta 7, l'accordo è Si Re Sol, cioè quel Sol fa parte di Si Re Sol dell'inizio, o fa parte di ciò che viene dopo, Sol Si Re, Re Si Sol, Re Si Sol, Re Si Sol. Re Si Sol, Fa Si Sol, Mi Si Sol, Re La Do, Mi La Do, Mi La Do, Fa La Do, Sol La Do, La Mi Do, La Fi, La Fa Si, La Mi Si, Sol Mi Do, La Mi Do. Cioè, è entrambe le cose, è un po' ondeggiante, in certi momenti la nota si riferisce a ciò che precede, in certi momenti la nota si riferisce a ciò che segue. L'inizio ci dice, l'inizio del pezzo, che quella nota si riferisce a ciò che segue. Anche qui è chiarissimo. Questa nota alta si riferisce non a ciò che precede, ma a ciò che segue. Invece, dove mi sono fermato adesso, fine di battuta 9, quel Sol diesis non può essere
nota dell'accordo. Che accordo è? Sì, potrebbe essere un ritardo, ma è un po' strano. Quindi le note hanno una duplice interpretazione. Riparto da battuta 8. Andiamo avanti. Siamo in La minore, perché c'è dato via il Si bemolle, è comparso il Sol diesis, quindi la cadenza era quinto grado, primo grado di La minore, che però va via subito, perché improvvisamente c'è l'accordo Si bemolle, Re, Fa, La. Siamo di nuovo in Re minore, questo è un quarto grado, questo è un secondo, un terzo. Questo è un quarto grado però col Si naturale, ma il Si naturale poi vedremo la ragione, un quinto grado o settimo, primo grado, siamo in Re minore. Perché c'è quel Si naturale alla fine della battuta 10? Perché, poiché la scala, vediamo una scala delle note del tenore, cioè la terza voce fa La, Si, Do, Re. E non poteva fare La, Si, Do, Re, Do, Si, La. Non lo si trova. La, Si, Do, Re. Quando si sale si trova sempre la sesta e la settima nota diesizzate nelle tonalità minori. Un bello sto movimento con il basso che scende Fa, Fa, Mi, Re. E il tenore La, Si, Do, Re. Sentiamolo con la struttura ritmica scelta da Bach. Siamo in Re minore primo grado. Qui potremmo essere in Si bemolle maggiore, il quarto grado con la settima, il secondo grado, Si maggiore, primo, Si bemolle maggiore, primo grado. Poi qui andiamo a Sol minore, Do mi Sol Si, quarto grado, settimo grado. Primo grado di Sol minore. Sentiamolo però nella soluzione ritmica usata da Bach. Ok, e adesso siamo in primo grado di Sol minore. Vuole andare all'accordo ridominante di Re minore, non aveva bisogno del Mi bemolle, ma lo fa, è una cosa che si trova nelle tarantelle napoletane, ruota intorno alla nota della dominante di Re minore, intorno al Re, ruota intorno al Re, tonica di Re minore, scusate. Col Mi bemolle e col Do diesis. Non c'è nessuna tonalità che ha Mi bemolle e Do diesis, ma si usa, è come dire, essere un modo di essere doppiamente minori, semitono tra Mi bemolle e Re, semitono tra Re e Do. Sentiamo gli sti accordi. Siamo in Re minore, un secondo grado diminuito, perché col Mi bemolle, un quarto grado, un quinto, un settimo, uno strano terzo grado, ma forse una nota di passaggio, e di nuovo un settimo e un primo. E siamo nella seconda pagina, battuta 13, perlomeno la seconda pagina in questo libro. Sono le sei note dell'inizio. Solamente che il basso va sul melodico, invece di fare boom boom boom, fa Re, Fa, Sol, La, Si,
fa sol la si, fa sol la si, fa sol la re. È geniale, ripete 4 volte fa sol la si. Perché ripete 3 volte fa sol la si? Perché fa sol la si, fa sol la re. È una formula di cadenza in re minore. Terzo, quarto, quinto, sesto, terzo, quarto, quinto, primo. Sarebbe questo lo schema. La cosa interessante è che la melodia del basso fa fa sol la si, fa sol la si. Non è chiaro perché ha messo sto si bemolle laggiù, poteva metterlo sopra, eh. Funzionava lo stesso. Forse troveremo la ragione suonandolo, per adesso non mi è chiara. E che cosa fa la mano destra? Nella prima battuta tiene fisse 2 note, re fa. Cambio solo nell'ultimo tempo. E quindi fa, re, fa, la, sol, re, fa, la, re, fa, la, si, re, fa, re, fa, la, sol, re, fa, la do diesis mi. Ok, vediamo come funziona con la scansione ritmica scelta da Bach. Poi lo vedremo dopo. Qui è interessante perché le due voci che vanno insieme sono soprano e basso. Così sarebbe dovuto essere. E la cosa geniale è che il soprano arriva all'ultimo minuto. Non è questa perché Bach ci fa una sorpresa lì, ma e questo è interessante, crea una specie di disequilibrio costante. Fatto in velocità, non so se sono capace, ma funziona molto bene. Fino a qua. Qui ci voleva un re fa la, oppure un re fa si, nel senso che ricominciava fa sol la si, fa sol la si, e invece mette il si al basso, ma in alto mette l'accordo di settima diminuita, do mi sol si, e si ripropone la stessa cosa di prima, ma con una realizzazione della destra completamente diversa. Prima la destra aveva sempre re fa. E qui Bach trova una soluzione decisamente più complicata. Allora, cerchiamo di leggere le varie voci. Il soprano sol fa il contralto. Il tenore. Scusate, ho sbagliato nota. Tutto insieme, se le suono tutto insieme, viene fuori questo.
questo. Ripeto, ci riprovo. È difficile leggere perché bisogna leggere la terza, la seconda e prima. Ci sono alcune. Se invece io provo a leggere le tre note per come sono scritte, cioè 1, 2, 3 e non 3, 2, 1. Come ho detto prima, questa terza nota di ogni tre e si riferisce in parte a ciò che segue dal punto di vista melodico e in parte a ciò che precede. È veramente strano. Il risultato è molto bello. Tento di fare da battuta 13. Notiamo come i pochissimi unisoni, che poi essendo mano destra e mano sinistra diventano ottave, impoveriscano il risultato. E Bach li cerca di evitare come la peste, ma in certi momenti li deve fare perché per la condotta melodica delle parti, per le melodie. Il primo unisono è la quarta semicroma della battuta 12, un'ottava, ma insomma note con lo stesso nome. E c'è un attimo di vuoto, perché qui nessuno fa mai la stessa nota, e qui di nuovo. E qui di nuovo. È un vuoto improvviso, ma non c'era altra possibilità per il progetto che lui aveva. Pedale di Re, cioè Re basso, accordo, sarebbe l'accordo di settima diminuita di Sol minore, Fa, La, Do, Mi, ma se consideriamo Re è un accordo di nona, in Sol minore, la dominante di Sol minore. E qui un accordo è usato per metà battuta, senza più giochi. Sempre Re ma l'ottava sopra e accordo di tonica di Sol minore. Ci voleva un Re qua. E invece fa Sol, Si, Do, Re. Geniale. Do, Re. Questa è una settima maggiore. È un salto impossibile, incantabile. Inspiegabile, non c'è nessuna tonalità che ha do, non c'è nessun accordo che ha il Do diesis e il Re, che poi diventa finalmente una settima minore col Do naturale, che poi diventa una sesta, una quarta, una seconda, anche se non sembra, una terza maggiore, finisce con l'accordo riposante maggiore della tonalità, Re maggiore. Allora, qual è la spiegazione di questo Do diesis Re? Necessita una spiegazione. Il Re è pedale, quindi c'è qualunque cosa ci sia in alto, qualunque. Quando c'è un pedale, il pedale di Re tu puoi averlo con l'accordo Re Fa La, ma anche con l'accordo Mi Sol Si bemolle, anche con l'accordo Fa La Do, anzi Fa La Do diesis. Insomma, lo puoi avere, una volta che hai scelto di avere un pedale, quello rimane e sopra cambi gli accordi, consonanze, dissonanze, dissonanze fortissime, dissonanze deboli. Qui è fortissima. Ma
Il re, consideriamo lo pedale, quindi dimentichiamocelo. Guardiamo cosa c'è in alto. Do mi sol si. Settima di dominante, settima diminuita, scusate, sul settimo grado di re minore. Poi re fa la do con la nona anche mi bemolle, settima di sol minore. E poi sol minore primo grado. Non sto parlando del re, sto parlando delle altre note del basso. Poi ancora sol, sol minore primo grado, poi sol, settima di la do mi sol, cioè dominante di re minore. E poi mi, parte fondamentale dell'accordo, no, terza nota dell'accordo di settima diminuita sul settimo grado di re minore, do mi sol si. Queste note che ho detto adesso le suono senza il re. Questo è fatto con un pedale di re che però non è tenuto come in altri pezzi di Bach lungo, è giocato ritmicamente, alternato, con questi salti incredibili. Splendida la costruzione, chiudo e riaccendo. È splendida la costruzione per varie ragioni. Nella prima battuta, battuta 16, abbiamo due note che rimangono fisse, il Sol e il Mi. Il Sol e il Si, scusate. Con una melodia sul soprano. Mi, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Do, Re, Mi. Questa melodia è nel punto più debole di un ternario, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il punto più debole è il terzo tempo, 1, 2, pi, 1, 2, pi, 1, 2, pi, in una posizione che precede l'accento successivo. Spettacolare, poi fatto in velocità, io non sono molto bravo, ma questa melodia che arriva ta te ta e ta all'ultimo minuto o se volete in anticipo. Perché si può anche considerare queste note, invece che vengano in ritardo, che vengono in anticipo, invece di essere. O meglio facciamo. Uffa, che orrore! Ah no, ho sbagliato riga. Sarebbe arrivata in tempo, ma in realtà arriva sempre sfasata. E
spettacolare come effetto. Con quest'urto fortissimo tra l'ultima nota della battuta 17, Do diesis, e la prima della battuta 16, Do diesis, e la prima della battuta 17, Do naturale. Questo è più che una dissonanza, questi sono due mondi che cozzano uno contro l'altro. Rifaccio. Eccetera, tutto sfasato, genialmente sfasato. È interessante anche una cosa veramente originale, che alla battuta 19 il basso sembra fare una melodia, come delle campane, ma questa non è una melodia, questa è una dissonanza. Solo che se uno gli dice scusa, dov'è la dissonanza? Sono uno dopo l'altro. Sono uno dopo l'altro perché Bach ha scelto questo modo di scrivere. Un bicordo. E la sua scelta di come scriverlo non cambia, che questa è una dissonanza. Questo accompagnamento da battuta 16 che risolve il fa diesis, che risolve in sol. Risentiamolo e andiamo avanti. Da dire che a metà della battuta 19 il soprano si ferma su Mi e il tenore, cioè la voce più bassa delle tre della destra, fa una melodia Sol, Si, La, Sol, La, Sol, Fa. E questa melodia è nascosta. È nascostissima perché è qui dentro. Sol, Si, La, Sol, La, Sol, Fa. Tiene ferme. Le altre voci, se vedete il contralto e il soprano continuano a tenere Do diesis e Mi. E il tenore, cioè la voce più bassa delle tre, è meraviglioso. Bene, siamo arrivati a metà di battuta 20. Il pedale di Re rimane, non viene più ripetuto, è perché il basso vuole fare una melodia e siamo Sol minore, primo grado. Si re fa la, terzo grado, sesto grado, sol si mi, si re fa la ancora una volta, settima sul settimo grado di re minore in questo caso, non siamo più in sol minore, ma veramente in sol minore abbiamo smesso di esserci subito al primo fa naturale, eravamo in sol minore perché arrivavamo da un fa diesis, però già quel fa naturale ci ha tolto da sol minore, siamo rientrati in re minore. Allora contiamo da re minore un quarto grado con la settima, un secondo grado, un quarto grado con la settima, una settima sul settimo grado, di nuovo, qui con una nota di passaggio fa, oppure volendo si può considerare che sia fa la do mi terzo grado, di nuovo settima, e poi
questo è un accordo che prevederebbe di finire alla tonica di Re minore. E invece settima diminuita sul settimo grado di La minore. E poi settima diminuita sul settimo grado di Re minore. Le usa molto le settime diminuite basse. Di nuovo settima diminuita sul settimo grado di La minore, Sol si re fa. A dire il vero c'è il do diesis, possiamo pensare, do diesis sembra che dovesse essere la dominante di Re minore. Poi interessante, il Sol diesis scende a Sol naturale e il Si naturale scende a Si bemolle, in due scendono. Siamo La do mi. L'accordo di settima sulla dominante di Re minore. Una cosa che abbiamo già visto a battuta 15. Tonica. Ci si ferma sulla settima diminuita della dominante, Sol si re fa, e qui per una volta la mano destra è lasciata da sola, la sinistra non scandisce più ritmo e c'è una specie di cadenza libera. Queste sono note dell'accordo Sol si diesis re fa. Di questo Sol si diesis, Sol diesis si re fa. Meno male che parlo in italiano, figurarsi gli errori che avrei fatto in inglese. Sol diesis si re fa. A questo punto scende cromaticamente. Tutte le note scendono cromaticamente. La cosa interessante è che a guardarle, a volte sono una triade perfetta, Mi Sol Si per esempio, una triade non perfetta, ma sono una triade Mi Sol Si. A volte no. Ma perché Si Sol diesis Fa non è una triade? Non è, la triade lì sarebbe stata Mi Sol Si, oppure Fa La Do. Poteva scrivere la triade, avrebbe dovuto mettere Fa La bemolle Do bemolle. Oppure avrebbe dovuto mettere Mi diesis, Sol diesis, Si naturale. Ma non vuole, come dire, non vuole introdurre, a lui interessa il risultato acustico di queste triadi. Queste triadi, questa prima triade scende tutta quanta per grado cromatico, ogni nota scende per grado cromatico. Ogni nota, indipendentemente da come è scritta. Però, se avesse voluto scriverle in una maniera che rendeva chiara il cromatismo, perché per esempio il primo Si diventa Si bemolle e ci siamo, il primo Sol diesis diventa Sol naturale e ci siamo, ma il primo Fa doveva diventare Fa bemolle per rispettare questa struttura. E invece diventa Mi, cioè questo è un fatto di scelta di nomi. Di fatto, questi sono degli accordi diminuiti, fatti con due terze minori, tra Fa e La bemolle, tra La bemolle e Do bemolle, oppure tra Mi diesis e Sol diesis e Si naturale. Sono due terze minori, questo è un accordo di quinta diminuita. Lui lo scrive nei modi, diciamo, più semplici per il suonatore, per non rompere la testa al suonatore con un Mi diesis, con un Do bemolle, che magari lo facevano anche sbagliare. E quindi guardando questa serie di note, noi vediamo che prima sembra una terza e una seconda, poi una terza e una terza, 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 seconda e terza. No, sono tutte terze minori. Sembra una cosa che si scioglie. È una cosa piuttosto ardita. Finisce con un re, ma non al basso, un pedale di re in alto. Poi
Poi l'accordo di settima diminuita sulla dominante di La, poi l'accordo di tonica però con in basso la quinta e poi l'accordo di dominante con in alto la sensibile e finisce con l'accordo di Re maggiore. Adesso non ve lo suono perché farei troppi errori, ma andatevelo ad ascoltare nelle interpretazioni di chiunque, basta che non vada troppo veloce. È una meraviglia, c'è questo inizio da. Incredibile, incredibile cosa quest'uomo non ha inventato, i tesori che non ha elargito, buttato. In questi preludi, via uno l'altro completamente diverse. Ognuno di questi preludi è un capisaldo della storia della musica. Caposaldo, no capi. Au revoir, arrivederci.